Facciamo il pecorino nostrano. Facciamo lievemente riscaldare il latte. Versiamo il caglio naturale. Mescoliamo. E facciamo riscaldare fino a 40 gradi. Arrivati ai 40 gradi, mettiamo il coperchio e lasciamo riposare fino a quando il formaggio si forma sotto. Questo significa 3-4 ore circa. Mettiamo la pentola in un posto a temperatura ambiente. Dopo circa 3 ore il nostro preparato si presenta così. Il siero sta venendo a galla e noi possiamo mettere il nostro formaggio in fuscelle. Tagliamo il formaggio e mettiamo in fuscelle. Mettiamo il formaggio sotto peso e lasciamo così per almeno 6 ore. Togliamo i pesi. Lavoriamo in questo modo il formaggio premendo la fuscella. Capo volgiamo. E torniamo a riporre. Rimettiamo nuovamente i pesi. Togliamo il peso anche dalla parte opposta per ulteriori 6 ore. A questo punto il formaggio dopo 7 giorni si può già mangiare, ma io voglio stagionarlo e lo faccio in questo modo, versando un po' di sale doppio nel formaggio. Adesso possiamo riporre le nostre fuscelle di formaggio in un luogo fresco e ben ventilato. Tra 30 giorni avremo già il nostro primo sale. E a 90 giorni è pronto per grattugiare.